VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web. Cronaca, omicidio del 17enne, l'indagato al GIP, non voleva uccidere. Il presunto killer di Pio Paolo Mirabile, il 17enne di Noto, ucciso la sera del 30 novembre con un colpo di pistola alla testa, ha confessato di aver sparato, ma ha sottolineato di non aver avuto alcuna intenzione di uccidere. Vincenzo Di Giovanni, 33 anni, appartenente al gruppo dei camminanti residenti a Noto, si è sottoposto ad un interrogatorio di garanzia davanti al GIP del Tribunale Retuseo Andrea Migneco, dopo che il 20 dicembre, a causa del Covid di cui era affetto, non ha potuto essere presente in aula. Assistito dall'avvocato Daniele D'Urso nel foro di Bologna, l'indagato ha confermato quanto già i carabinieri del nucleo operativo avevano appurato con l'osservazione delle immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza la sera della sparatoria in via Platone. Alla presenza dei pubblici ministeri Salvatore Grillo e Silvia D'Armento, l'indagato ha precisato comunque che la sua intenzione non fosse quella di uccidere, men che meno il 17enne. Di Giovanni è stato rintracciato mentre tentava di trovare rifugio in casa di alcuni componenti della comunità nomade netina e accusato di aver impugnato la pistola con cui è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza, mentre sparava 3 colpi in sequenza contro la vettura su cui viaggiavano il 17enne e il padre. I due, avendo notato movimenti strani sul marciapiede, avevano invertito la direzione di marcia e stavano tentando di sfuggire all'agguato. Un proiettile, però, ha colpito al capo il ragazzo e non gli ha dato scampo. Mafia, operazione contro Cosca a Catania, 16 arresti. Blitz antimafia all'alba di oggi, gli agenti della squadra mobile della Questura di Catania, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno arrestato 16 persone appartenenti al clan Pillera Puntina, indagate per associazione di tipo mafioso, estorsione e usura. Lo rende noto la Questura con un comunicato specificando che l'operazione coordinata dalla Procura Distrettuale è stata denominata Consolazione. Si sgonfia la tensostruttura davanti all'ospedale Cervello di Palermo. La tensostruttura montata nei giorni scorsi davanti al pronto soccorso dell'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo si è sgonfiata ieri a causa del sovraccarico di un mentre dentro c'erano 5 pazienti, 4 dei quali in barella, e fuori pioveva. Il problema è stato risolto in breve tempo. Intanto non si ferma l'afflusso dei pazienti Covid nel nosocomio. Stamattina sono 64 quelli registrati con un indice di sovraffollamento del 320%. Siracusa, nuovo ospedale, politici difendono la scelta di non attendere il TAR. Ha destato un vespaio di polemiche l'esortazione del parlamentare Michele Ansaldi di aspettare l'esito del ricorso al TAR del Lazio prima di accelerare l'iter per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa. Il tribunale si dovrà esprimere il 10 maggio e a giudizio di Ansaldi occorrerebbe attendere quella data per comprendere se la scelta del progetto attraverso il concorso di idee sia stata quella corretta, altrimenti si rischia di dover fare una clamorosa quanto controproducente marcia indietro. La parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo, che ricorda al deputato di Italia Viva che l'iter avviato per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa è frutto di un suo emendamento votato all'unanimità dal Parlamento e che tutti gli atti fin qui posti in essere sono stati eseguiti nella massima trasparenza sotto la guida del commissario governativo. Semmai, dice Prestigiacomo, c'è bisogno di accelerare l'iter, non di bloccarlo. La presunta oculatezza della richiesta, afferma Gaetano Cutrufo della direzione regionale del Partito Democratico, cozza con le novità introdotte dalla normativa vigente che consente in caso di ricorsi al TAR di proseguire senza interruzioni i lavori delle opere di interesse strategico, prevedendo un indennizzo in caso di successo dell'impugnazione. Praticamente, afferma Cutrufo, l'opera da realizzare è l'interesse principale, tutto il resto è codificato ma non ricade sui cittadini. Per questo motivo riteniamo che i lavori debbano iniziare prima che qualcuno pensi di spostare i finanziamenti in altre aree. Anche i deputati del Movimento 5 Stelle Paolo Ficarra e Stefano Zito si dicono sorpresi delle dichiarazioni di Ansaldi. Mentre a Roma la politica siracusana ha lottato per ottenere lo strumento del metodo commissariale, migliorandolo in diversi provvedimenti con le notevoli accelerazioni possibili, Italia Viva vorrebbe stoppare iter e piano regolatore per un aspetto peraltro che prevede da decreto semplificazioni una sanzione. Siamo chiaramente dalla parte della legalità, ma arrivare a chiedere di bloccare tutto per un aspetto che è già in caso adeguatamente normato non significa essere paladini di giustizia. Messina, il sindaco rinvia le dimissioni di 6 giorni. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha annunciato durante una diretta su Facebook che rinvierà di una settimana la decisione di dimettersi da primo cittadino per candidarsi alla regione. Ci tengo, ha detto De Luca, ad essere presente e rappresentare la città di Messina all'udienza del Papa organizzata dall'ANCI. Mi sembra doveroso, De Luca ha aggiunto che le dimissioni sono solo rinviate esattamente di 6 giorni. Mi dovete sopportare una settimana in più, non si andrà oltre, pertanto le dimissioni dovrebbero essere protocollate lunedì 17 gennaio per
essere efficaci 20 giorni dopo. De Luca aveva sottolineato che nei 20 giorni che intercorreranno dalla data del protocollo delle dimissioni a quando diverranno efficaci, continuerà a fare il sindaco. E quei 20 giorni inoltre sono sufficienti a gestire l'ondata pandemica, la quarta, che non sta risparmiando Messina. VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web.